Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia per un approfondimento sulla batteria dell'Asus Padfone. Il nostro Padfone, dopo alcuni giorni di test, ha la batteria completamente esausta, quindi non ci resta altro da fare se non ricaricarla utilizzando le sue station. A questo scopo abbiamo già collegato alla station dock il cavo di alimentazione proprietario di Asus e abbiamo preparato un portatile con porta USB 3.0 e un paio di alimentatori. Uno è un comune alimentatore da 5 volt con uscita USB, come quelli che si possono utilizzare per qualsiasi smartphone, mentre l'altro è l'alimentatore che viene fornito a corredo con Asus Padfone e che ha anch'esso un'uscita USB, ma che ha la particolarità di poter operare in due modalità, a 15 volt o a 5 volt. Collegandolo, il LED di stato di alimentazione inizia a lampeggiare di luce ocra ad indicarci che il sistema è in carica. La stessa indicazione ci viene fornita anche dalla widget dello stato della batteria sulla home di Android. Ma se stacchiamo il cavo di alimentazione e lo andiamo a collegare a una porta USB 3.0, vediamo che non succede nulla. Il LED rimane spento e la widget non segnala alcuna fonte di alimentazione. Questo perché il Padfone, così come anche il Transformer TF101, richiede una tensione minima di 11 V, che ovviamente è superiore rispetto ai 5 V che vengono forniti da una qualsiasi USB. E la situazione non cambia utilizzando un alimentatore USB esterno. Ricapitolando, il sistema Asus Padfone comprende tre batterie, una per ciascuno dei tre dispositivi che lo compongono. C'è una batteria da 1520 mAh nello smartphone e due batterie da 6600 mAh sia nella tablet dock che nella tastiera dock. Le tre batterie si combinano fra loro secondo criteri di una certa complessità. Partiamo dalla tastiera dock, che viene alimentata dalla tablet station come una qualsiasi periferica esterna e che quindi nel momento stesso in cui viene collegata utilizza completamente e immediatamente tutta la carica della sua batteria per alimentare il pad. Per quanto riguarda quest'ultimo, invece, l'utente può scegliere dalle impostazioni di ricarica la cosiddetta modalità ricarica continua, che dà la precedenza allo smartphone e utilizza la batteria del tablet per ricaricarlo. Ma normalmente, poiché il tablet utilizza la sua batteria interna per alimentare i propri componenti, il sistema cerca di mantenere un certo equilibrio, seppure lasciando una qualche riserva di carica sullo smartphone. In questo modo, quando il tablet si spegne perché è ormai scarico, sullo smartphone avremo ancora un 30-40% di autonomia sufficiente per continuare a utilizzarlo per diverse ore. Infine, per quanto riguarda i test di durata, abbiamo cercato di simulare condizioni simili a quelle di un comune utente, utilizzando il Padfone per circa il 40% del tempo, facendo riproduzione di video in Full HD, streaming di video da YouTube, navigazione web, social network, telefonate, giochi, fotografie, il tutto tenendo sempre gli schermi impostati in modalità outdoor, quindi sulla massima brillantezza, e con Wi-Fi, GPS e Bluetooth attivi. In queste condizioni il Padfone in modalità laptop si è spento dopo 41 ore. In modalità tablet invece siamo riusciti ad andare abbondantemente sopra le 21 ore, mentre lo smartphone in sé ha fatto segnare un'autonomia di 14 ore e mezza, risultati che rimuovono in via definitiva qualsiasi dubbio circa l'autonomia di questo dispositivo.